Angeli, lo ringraziamo particolarmente di essere qui oggi. Se dovessi iniziare a parlare del professor De Angelis, veramente mi ci vorrebbero, occuperei tutto il tempo a disposizione. Se volete poi andare a vedere in dettaglio veramente che cosa ha fatto e di che cosa si occupa, potete andare a vedere sul sito dell'università e potete avere i dettagli. Io mi concedo su un'osservazione come proprio presentazione. Il professor De Angelis, se dovessi proprio identificare sulla mappa le collaborazioni e proprio tutti i suoi ex studenti dove sono andati in giro per il mondo, direi che copriremo un po' tutti i continenti. Io, da quello che posso dire io, direi, cito a memoria, direi tra l'Australia, il Canada, Stati Uniti, Germania, Francia, ma sicuramente me ne dimentico, recentemente Scozia, conosciuto proprio in questi giorni. Questo per farvi anche intuire come intanto qui, poco distante da noi, insomma, ci sono realtà che spaziano veramente un po' dappertutto. E poi anche per sottolineare come, ma forse lo vedremo anche tra poco, e già l'abbiamo visto nel primo incontro, ormai la scienza non è più chiusa all'interno di una singola università. Ormai collaborare veramente con realtà di tutto il mondo è la prassi, in situazioni veramente ovviamente di buon livello di ricerca. Ecco, concludo qui la presentazione, ripeto che altrimenti mi richiederebbe troppo tempo, e lascio la parola al professor De Angelis. Grazie, troppo buono per me. Comincio ringraziando l'Istituto per questo invito. Mi fa molto piacere essere qua, è sempre un piacere parlare con gli studenti per uno che insegna, è un grandissimo piacere, quindi ringrazio quelli che sono presenti ad ascoltare, che mi onorano di essere qui presenti ad ascoltare, e ringrazio l'Istituto, e poi io ovviamente ringrazio l'amico e collega per quello che ha parlato bene, perché è un amico alto auditore con il quale abbiamo lavorato insieme fianco a fianco per 3 anni durante il suo dottorato di ricerca, e quindi siamo anche diventati amici, ecco, inevitabilmente. Uno degli aspetti della ricerca è questo, diventare amici delle persone con cui si collabora. Oggi mi ha chiesto Aldo di parlare di questo tema generale, di questo tema trasversale della ricerca filosofica, scientifica, tecnica e molti altri aspetti della ricerca umanistica. È un tema molto, molto variegato. Peraltro, quando Aldo per la prima volta mi ha invitato qui, mi ha comunicato, non l'ho scelto io, penso l'abbia scelto la professoressa che avevo qui di fronte, il sottotitolo per questa chiacchierata che faccio con voi, Iuvatque novos decertere flores, che non ho scelto io, che però ho abbracciato subito di primo acchito con un bellissimo sottotitolo, e ci tornerò nel corso di questa chiacchierata perché lo trovo un bellissimo sottotitolo. Anche per motivi storici, della natura della sua versione stampa, la prima versione stampa è stata fatta qui a Brescia. Dunque, collega un po' questa opera al territorio bresciano, ma anche per altri motivi che spero di avere modo di menzionare a mano che chiacchierò. È un tema vastissimo, infatti Aldo l'ha declinato come tema trasversale della ricerca. Io incomincio subito con il focalizzarmi su uno specifico sottotema, e quindi mi occuperò di ricerca scientifica e tecnologica, però rimane un tema vastissimo e dunque darò delle fotografie di mio punto di vista di che cosa vuol dire per me che faccio questo lavoro, fare questo lavoro. Dicevo molto variegato, per dare un'idea di quanto variegato sia, sicuramente abbiamo spesso sentito parlare e spesso sentiamo parlare di ricerca curiosity driven, o la ricerca di base, ricerca fondamentale. Ecco, curiosity driven è un modo di identificare questa ricerca sul quale vorrei dire qualcosa, perché
È una ricerca che nasce quindi da una curiosità, dal desiderio potentissimo di soddisfare una curiosità, però non è una curiosità, tra virgolette, individuale, anzi più questa curiosità è collettiva, più è condivisa da tante persone, più per il ricercatore è bello cercare di soddisfare quella curiosità. Dunque, per esempio, una cosa fondamentale che attira l'interesse di la curiosità e di conseguenza l'attività quotidiana di molti ricercatori è, per identificare cosa possa essere il curiosity driven, è un tema del tipo: le leggi della fisica sono tempo invarianti, oppure, visto che l'universo si espande, le leggi della fisica si modificano a mano che l'universo si espande, o rimangono per sempre così come le conosciamo adesso? Chiaro che questa non ha nessuna applicazione immediata concreta, però è una di quelle curiosità che fa del genere umano quello che il genere umano è, per cercare di soddisfare questa curiosità. E dunque, da un lato questo tipo di ricerca, dall'altro c'è il tipo di ricerca invece diversa, che è del tipo: c'è uno specifico bisogno e cerchiamo di risolvere quello specifico bisogno. E in questo senso, per esempio, non è una ricerca meno importante, curare una malattia, non è quello di cui mi occupo, invece è meno importante le cose di cui mi occupo. Dal 70 fino ad oggi c'è sempre stato il desiderio di costruire sistemi di telecomunicazione sempre più efficienti. Io mi occupo di telecomunicazioni e costruire sistemi di telecomunicazioni sempre più efficienti cerca di soddisfare un bisogno pratico, che è quello di tutti noi quando arriviamo a casa, di avere una connessione sempre più efficiente con i dati, con tutte le parti del mondo con cui vogliamo interagire. Non meno importante questa seconda della prima, diversa, nasce da una domanda diversa, però il denominatore comune forse è questo: raccogliere fiori nuovi, trovare cose mai scoperte prima, cercare di fare qualcosa per primi. Quindi, peraltro, è una cosa molto competitiva, ma veramente molto competitiva. Però è una competizione bella, non è una competizione, è una competizione bella, però molto competitiva, più competitiva di una gara di sport, insomma, perché nello sport c'è il primo, il secondo e il terzo, e qui invece chi risolve il problema è il primo e tutti gli altri non hanno risolto quel problema. Ce ne sarà un altro per loro, ci sarà un'altra occasione, però è molto competitiva, cioè uno solo che arriva per primo a risolvere quello specifico fiore, a quello specifico problema, a cogliere quello specifico fiore nuovo che in quel momento si sta cercando. Non vorrei però che, dicendo competitiva, sembrasse quasi esclusivamente di tipo individuale, perché molto spesso invece è una cosa che si fa in gruppo, c'è un gruppo di ricerca, ci sono tante persone che insieme cercano di raggiungere un obiettivo comune. Questo anche dipende dal tipo di ricerca, sono alcune ricerche che per definizione, per costruzione loro, non possono essere fatte da un singolo in maniera efficiente, ma devono essere fatte da un gruppo. Però in quel caso la competizione arriva sul gruppo, contro altri gruppi, contro, tra virgolette, altri gruppi di ricerca. Poi vi ho segnato qui in questo primo lucido anche, ed è collegato alle cose che faccio io, ed è collegato alla cosa di cui vi ho parlato, i sistemi di telecomunicazione ottici. Quest'anno, il 2015, è l'anno internazionale della luce, così dichiarato dall'UNESCO. Dunque è un evento importante per tutti quelli che fanno ricerca nell'ambito in cui è coinvolta la luce. Per esempio la fotonica identifica tutte le ricerche che hanno come tema comune tecnologie che usano la luce. È un anno importante e che non si verificherà più nel corso della mia vita, è la prima volta che c'è l'anno internazionale della luce. E dunque ci saranno tanti eventi nel corso dell'anno dedicati a questo fatto, e alcuni saranno anche qui a Brescia. L'8 e il 9 di maggio avremo due giornate che coincidono con gli UNIBS Days, degli eventi organizzati dall'università, all'interno dei quali saranno ospitate delle chiacchierate da parte di personalità del mondo scientifico, anche non bresciani, soprattutto non bresciani, riguardo l'anno internazionale della luce. Ancora su questo secondo lucido, io ho organizzato la chiacchierata così, che prima racconto un po' del tema trasversale della ricerca e poi cerco di descrivere una particolare attività di ricerca, che è una delle due di cui mi occupo in questo momento. Però prima di entrare ancora in questa seconda parte della chiacchierata, volevo dire ancora una cosa abbastanza generale su questo tema trasversale della ricerca. Che io ho cercato di dire come io vedo essere l'attività di ricerca dal mio punto di vista, di uno che fa questa cosa.
voglio anche ma sappiamo tutti che tutte le cose dipendono, come le cose ci appaiono, dipende spesso dal punto di vista che usiamo a guardare. Un cilindro visto dall'alto è un cerchio, un cilindro visto di fianco è un rettangolo. In effetti sono dette tutte le cose. Se seziono il cilindro con un piano parallelo al suo asse vedo un rettangolo, se lo seziono con un piano ortogonale al suo asse vedo un cerchio. Però il cilindro non è né un cerchio né un rettangolo, ma unendo tutti i diversi punti di vista ci si avvicina di più a una descrizione completa dell'oggetto che stiamo guardando. E allora, oltre a dire che cosa è per me fare ricerca, dico anche un'altra cosetta su che cosa può essere per qualcun altro guardare qualcuno che fa ricerca. Allora prendo ad esempio molto, molto brevemente un tema di italiano che una delle mie due figlie ha fatto quando era elementare, capita spesso il tema è che lavoro fai tuo papà, e dunque più era ancora più, non posso proprio ripeterlo pari pari perché se no mi scredito troppo, però ripeto alcune cose ed era del tipo: il mio papà va al lavoro presto, torna dal lavoro tardi, quando è a casa comunque legge e scrive, gioca col suo computer e parla con tanti amici stranieri. Ecco, questo è il tema, insomma, che contiene delle cose vere, e che effettivamente sono un denominatore comune della ricerca, nel senso che è difficile fare ricerca e dire faccio ricerca dalle 8 alle 12 e poi alle 12 smetto e ricomincio alle 14 settembre, è impossibile, è veramente impossibile, è per forza una cosa pervasiva, finché uno non ha risolto quel problema che o qualcun altro non ha risolto, rimane una cosa a cui bisogna continuare a pensare ininterrottamente. E poi anche quello che diceva prima Aldo, effettivamente avere e parlare con tante persone è anche adesso, fortunatamente grazie alla tecnologia, non necessariamente che lavorano o vivono nello stesso luogo, è una delle caratteristiche più essenziali, secondo me, dell'attività di ricerca e delle più belle, peraltro. E dunque effettivamente sì, è una cosa competitiva, ma è anche una cosa che si fa in modo universale. D'altra parte il luogo dove si fa la ricerca spesso è l'università, la matrice della parola università è universus, è un gruppo di persone che sono accomunate dal cercare di risolvere lo stesso problema, di affrontare lo stesso problema. Va bene, dicevo metà della mia chiacchierata qui, poi la dedico a questa introduzione su che cos'è il tema trasversale della ricerca che mi è stato proposto. Poi, prima ancora di entrare nella seconda parte, in cui sto per entrare fra pochi secondi entro, vorrei dire un'altra cosa, che siamo in un numero ragionevole, per cui se qualcosa non si capisce perché parlo troppo veloce o perché mi mangio le parole, come dice mia mamma, interrompetemi e io cerco di rispondere, insomma. Perché dico sempre, la prima lezione che faccio di solito dico sempre così, sempre dico così: se una cosa non si capisce, sono due possibilità, o voi non siete attenti, o chi ve la racconta non la sa neanche lui. Quindi voi interrompete immediatamente e chiedete spiegazioni. Adesso entro nella seconda parte, in cui volevo raccontarvi un po' di una delle due attività di ricerca che faccio. Io mi occupo di fotonica, in due particolari sottotermini. Uno è quello delle nanotecnologie fotoniche, e quindi la possibilità di realizzare antenne piccole che svolgano per la luce la stessa cosa che fanno le antenne grandi che abbiamo sui tetti delle nostre case nei confronti delle onde elettromagnetiche che arrivano sulla nostra antenna e ci consentono di guardare la televisione. Dunque io mi occupo di pensare queste antenne piccole della nanofotonica, e l'altra cosa di cui mi occupo è la fotonica di grafene, questo materiale di cui chiacchiamo un po' qui. Primo, che cos'è? Il grafene è il primo cristallo atomico bidimensionale che sia mai stato isolato dalla Luna, ed è costituito da atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale sopra un piano. La grafite è un insieme di piani
di atomi di carbonio disposti per tipo esagonale, uno sopra l'altro. E quindi nella grafite, nella punta che facciamo alla matita, ci sono tanti fogli di grafite. In un millimetro di grafite ci sono 3 milioni di fogli di grafite. E dunque effettivamente quello che è successo storicamente è stato il passaggio dalla grafite, un oggetto tridimensionale, come scriviamo, al grafene, un oggetto bidimensionale. Aldo conosce benissimo questo argomento perché è l'argomento su cui ha fatto la sua tesi di dottorato. Faccio un po' di storia su questo tema di ricerca. L'altra storia oggi abbiamo tutti un preciso significato alla parola storia. Storia però deriva da una parola greca che significa ricerca. Quindi il tema trasversale di cui ci stiamo occupando interviene anche qui, insomma, storia significa indagine, ricerca, e solo successivamente abbiamo aggiunto questa parola un significato diverso da quello che originariamente aveva. Dunque un po' di storia del grafene, quindi un po' di ricerca sul grafene, visto che storia proprio di ricerca. Già nel XIX secolo si immaginava la possibilità dell'esistenza di questo oggetto bidimensionale, un oggetto particolare, un oggetto che ha solo 2 dimensioni. Ora il mondo, la vita di esseri immaginari che si trovassero in un mondo a 2 dimensioni sarebbe molto molto particolare e completamente diversa rispetto a quella che ci immaginiamo noi. Quindi ci porta anche, e anche dal punto di vista della tecnologia, a immaginare cose che precedentemente era difficile perfino immaginare. Ma ci torno su questo. Un'altra data importantissima nella storia del grafene è il 2003-2004, quando due ricercatori russi che lavorano a Manchester hanno per la prima volta isolato e osservato le proprietà del grafene con un metodo che è conosciuto come il metodo del nastro adesivo. Nella buona sostanza, che dà un'idea anche di come a volte la ricerca non, anche fondamentale, possano richiedere enormi quantitativi di denaro. Poi lo sviluppo di quello che questa ricerca ha fatto partire, come vedremo tra poco, ha portato a investire un sacco di denaro, anche perché si pensa che questo denaro possa ritornare in tecnologia molto più di quanto è stato investito. Comunque quello che hanno fatto questi due ricercatori è stata la seguente cosa: hanno fatto la punta alla matita, hanno messo quello che esce dalla punta della matita sul foglio e con del nastro adesivo hanno fatto e poi hanno guardato quello che restava sul nastro adesivo al microscopio e in alcuni punti rimaneva un unico foglio, un unico piano di grafite, il grafene. E quindi hanno potuto isolare questi punti e provare e testare le proprietà di questo materiale bidimensionale. Vabbè, per questo l'ho ricevuto peraltro sia per l'averlo isolato, che è una cosa fondamentale, sia per avermi studiato le proprietà elettroniche, ottiche, termiche e meccaniche, hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 2010. E ha delle proprietà molto, molto utili in tante applicazioni. È il primo cristallo bidimensionale, è il più sottile oggetto mai ottenuto, è spesso 0.34 nanometri, perché la distanza fra due piani di atomi di carbonio nella grafite è di 0.34 nanometri, quindi lo spessore convenzionale attribuito al grafene è di 0.34 nanometri. È il materiale più resistente al mondo, è elastico, è flessibile, è un ottimo conduttore elettrico. E anche termico, è un ottimo conduttore elettrico perché gli elettroni che vivono su questo piano si comportano in modo veramente particolare, si comportano come particelle di Dirac e quindi viaggiano a velocità elevatissime e quindi danno conducibilità elevatissima. Stesso è impermeabile, è biocompatibile tra l'altro. E dunque ha un sacco di proprietà utili in tante applicazioni. E anche così divagando un po', mi viene da dire che ha portato nel mondo della tecnologia e delle applicazioni anche a pensare alla possibilità di realizzare dispositivi bidimensionali. La gente non ci ha mai pensato prima a realizzare dispositivi bidimensionali perché non aveva il materiale bidimensionale. Però pensare a dispositivi bidimensionali cambia completamente la prospettiva nell'immaginare dispositivi e quindi cambia anche il modo in cui
fa pensare anche a dispositivi a cui uno prima non avrebbe neanche pensato. Per esempio, quanto è diversa la vita in un mondo bidimensionale. Esiste un libro del XIX secolo, Flatlandia, che descrive come potrebbe essere la vita in un mondo bidimensionale. Però immaginatevi di poter vivere solo sulla superficie di questo punto, di questo tavolo. Voi su questo, e non potete uscire e guardare dall'alto quello che c'è su questo tavolo, dovete restare su questo tavolo. E quindi su questo tavolo, per esempio, incontrate una circonferenza. Ma voi non potete sapere che è una circonferenza. Dall'alto è quello che c'è. Ma se vivo qua sopra non posso capire la circonferenza. Vedo la sezione, vedo il suo diametro, vedo un segmento, è uguale a un segmento alla mia vista, che dico qui sopra. Per capire che una circonferenza devo toccarla su tutto il suo confine, e allora sì posso distinguere la circonferenza che non ha nessuno spigolo rispetto a un segmento che ha due spigoli. Allora su questo mondo, in questo mondo qui, riconoscere gli oggetti e contare il numero di spigoli che hanno. Adesso questo sembra più una cosa umanistica che una cosa tecnologica, però lo trasformiamo immediatamente in cosa tecnologica. Avere un oggetto che ha spessore quasi nullo in una dimensione significa, per esempio, poter confinare la luce in una direzione in uno spessore quasi nullo. Attualmente la luce viene confinata in guide ottiche che sono centinaia di nanometri, un micro. Ora, improvvisamente, grazie al Refrain, si passa alla possibilità di confinarla in 0.34 nanometri. E quindi questo fa fare un salto avanti alla tecnologia di decine d'anni. Si ottiene immediatamente un progresso che normalmente si ottiene in decine d'anni. Perché è vero storicamente che succede questo nella tecnologia, è successo questo dal 1970 in poi nell'elettronica e nella fotonica, che ogni circa 12 mesi si dimezza la dimensione dell'oggetto che serve per fare una particolare cosa. Per esempio, l'unità di memoria del computer ogni 12 mesi diventa metà in grandezza di quello che era prima, che può essere letto in tanti modi. Vuol dire che ogni 12 mesi si dimezza il prezzo dei computer che dobbiamo comprare. Oppure può essere visto in un altro modo, che ogni 12 mesi i computer a parità di prezzo diventano con prestazioni doppie. Ecco, questa è una legge che è abbastanza ben descritta da quello che è successo dal 70 in poi. Ma il grafene in un anno fa un passaggio di decine d'anni, perché consente di passare da uno spessore di micrometri a spessore di 0.34 nanometri, cambiando anche il punto di vista. E è inevitabile che ci sia un sacco di ricerca su questo tema, inevitabile in tutte le cose che ho detto, no? E dunque in Europa in particolare, in Europa c'è una grande iniziativa di ricerca che si chiama Graphene Flagship, l'ammiraglia del progetto Grafene, che è un progetto decennale sul quale è stato investito 1 miliardo di euro. Ed è probabilmente per dimensione la più importante iniziativa europea di sempre nel campo della ricerca. E peraltro fortunatamente insomma, l'Università di Brescia partecipa a una piccola nave su questa ammiraglia, nel gruppo in cui lavoro io, l'ingegnere Capelli e io lavoriamo in un progetto che si chiama Grafata, che è presente su questa Graphene Flagship e che ha il compito specifico di studiare il comportamento del grafene in modulatori ottici per sistemi di telecomunicazione. Vi molto molto rapidamente, che non voglio certo abusare della vostra pazienza, come Caterina, dico qualche applicazione del grafene, ho raccolte 5 mi pare. Allora, il grafene è spesso 0.34 nanometri, quindi è sottilissimo, ed è un ottimo conduttore. E dunque è così sottile da risultare trasparente. Ci guardo attraverso la luce che colpisce il grafene, la luce visibile che colpisce il grafene, lo attraversa un 97%. Anzi, è impressionante che una cosa così piccola riesca a catturare il 3% della luce che lo colpisce. È trasparente anche se assorbe tanto per essere così piccolo, però è molto trasparente, è più trasparente degli equivalenti materiali che utilizziamo oggi per fare un touchscreen e display.
ed è più resistente, più flessibile rispetto a quelli che si usano oggi. E dunque è naturale pensare che lui possa essere utilizzato per fare touchscreen e display. Anzi, sono già stati fatti, qui c'è un esempio di un prototipo fatto da Samsung di un touchscreen in grafene. Peraltro, lasciatemi dire anche questo. È 0.34 nanometri, quindi è anche leggero, certo, cioè, è così poco. Il che vuol dire che se uno fa i conti e cerca di immaginare quanto, cerca di porsi questo problema, dunque pensiamo di usare grafene su tutti i touchscreen, su tutti i display del mondo, quanto grafene ci servirebbe? Ma una decina di chili, ma lo porto nello zaino quasi. Quindi anche sotto questo punto di vista è una cosa molto potente, no? Non è solo funziona bene, ma è anche finisce per costare pochissimo, con 10 kg faccio copro i bisogni di tutto il mondo. E aiuto anche a fare cose che si fanno oggi anche in altri modi, però un campo molto importante e molto finanziato nella ricerca, molto finanziato significa che c'è molta esigenza di risolvere i problemi legati a questo, che sono presenti in questo campo, e il grafene qui può dare un contributo enorme, l'elettronica flessibile, e quindi i dispositivi elettronici che possono essere adattati al corpo umano, sia per attività ludiche, o anche per attività pseudo-ludiche, tipo la telefonia cellulare, ma anche per cose, per applicazioni biomedicali, peraltro ho ripetuto troppe volte la parola cose, e ieri ho ripetuto il discorso a mia figlia, quindi ho detto non dire sempre cose, papà, cerca di essere un po' più evoluto nel tuo modo di esprimerti. Un'altra applicazione potentissima è quella dell'uso del grafene in celle solari e in batterie, la batteria è uno dei campi di ricerca più importanti del nostro secolo, la batteria. Quanto avere delle batterie che sono capaci di caricarsi rapidamente e di restare vive tanto è un tema in cui si investe tantissimo. Il grafene ha delle potenzialità qui enormi rispetto agli altri materiali. Sistemi di visione, perché ho detto che è quasi trasparente, però ho anche detto che assorbe tantissimo. Sembrerebbe una contraddizione essere trasparente perché è sottile sottile, ma assorbe tantissimo per unità di lunghezza. E dunque si può prestare, per esempio, a fare oggetti che assorbono la luce, ma che sono allo stesso tempo trasparenti, e quindi, per esempio, lenti a contatto intelligenti, oppure finestre intelligenti. Forse l'avete visto anche recentemente, che va di moda abbastanza, finte finestre che ci rappresentano quello che succede, come se avessimo il sole in casa. E poi, da ultimo, quello di cui più mi occupo io in prima persona, insomma, circuiti ottoelettronici integrati. E dunque il grafene come un materiale che o al posto del silicio, però probabilmente non è così, insieme al silicio, possa fare una nuova generazione di circuiti, insieme al silicio, e quindi integrazione tra silicio e grafene, circuiti in cui elettronica e fotonica riescono a integrarsi sempre di più, evidentemente è presente nel mondo della tecnologia da tanto tempo, ecco. E la penultima slide che vi voglio mostrare è questa, per dire che alcune di queste cose si fanno qui all'Università di Brescia, dove io lavoro. Una nel laboratorio Sensor, che è un laboratorio diretto dal professor Sberveglieri, che si occupa, che è del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, è un fisico del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, ed è anche direttore dell'INO, l'Istituto Nazionale di Ottica, che si trova qui a Brescia, che si occupa di celle solari di terza generazione, quindi uso del grafene in celle solari. E l'altro invece è quello su cui lavoro anch'io, nel gruppo di cui faccio parte, il laboratorio di fotonica, che si occupa invece delle interconnessioni chip versus chip in silicio integrato con il grafene. E sono peraltro, dico, argomenti di ricerca io mi occupo, il secondo in particolare di cui mi occupo, ma è cosa comune nella ricerca che a portare avanti questa attività di ricerca siano professori, ma anche studenti che lavorano insieme, studenti di dottorato, tesisti, ed è veramente una cosa comune della ricerca, e penso che sia una delle cose più belle della ricerca, che collaborino insieme persone che parlano
di età completamente diverse e anche che parlano lingue diverse, ma sempre più o meno, vero, questo, ma si parla tutti la stessa lingua, che è l'inglese, anzi va studiato come l'italiano, va posseduto come l'italiano. E vabbè, abbiamo cominciato con una bellissima frase di Lucrezio che ho accolto molto volentieri. Mi ha chiesto mia figlia di concludere con una frase di Socrate: una vita senza ricerca è una figlia di essere vissuta. La prendo molto volentieri, non ci facciamo mancare niente, sono grazie a Socrate. Quindi ringrazio per la vostra attenzione e fatemi tutte le domande che volete. La domanda è... ringraziamo il professor De Angelis di questa veramente molto, molto bella chiacchierata e insomma, ci sarebbero veramente tante richieste di chiarimento, approfondimento, però io chiedo un po' a tutti, in particolare ai ragazzi, se hanno anche curiosità in generale. Noi abbiamo qui l'occasione di avere un ricercatore e anche un docente, quindi insomma anche domande di chiarimento, insomma, sia dal punto di vista dell'attività di ricerca sia dal punto di vista didattico, insomma, possiamo anche sfruttare il corso di analisi. Quindi chi ha qualche domanda può... Tra l'altro non possiamo scusare perché... Ricordo sì, no, non so, se non so dico non so. Ecco, forse ecco, un aspetto, ma adesso non vorrei rubare, però mi viene in mente adesso, mi dici. Secondo me l'attività soprattutto scientifica, ma in generale, l'attività di ricerca scientifica ha una caratteristica come questa, che è l'umiltà. Di fronte a ciò che uno non sa, ecco, si tiene indietro. Non risponde, non cerca di rispondere proprio a tutte le domande. Questo mi sembra che sia una cosa da dire anche praticamente. Io vedo in modo utilitaristico, perché se uno mi chiede da che parte devo andare, se io chiedo a uno da che parte devo andare per andare allo stadio e mi dice di là. Adesso mi sono perso qui. Sbagliato. E mi dice di là. Mi fa danno. Io vado di là e perdo un tempo. Se mi dice non so. Mi fa meno da chiedo a un altro. La risposta sbagliata è proprio disastrosa. È meglio, non so, è solo a te, ma sbagliato. Pensavo che anche qualcun altro avesse accennato questa importanza anche di dire non so. Se poi viene fatto volontariamente ancora meglio. Dopo questo sbagliare si può sempre. Non è che va pulito sbagliando volontariamente. Io avrei già una domanda magari dopo per entrare un po' nel dettaglio, perché così immagino che anche i ragazzi possano anche essere interessati a un po' più a qualche dettaglio in più su cosa è l'attività di ricerca. Adesso ti chiedo in che modo la comunità scientifica valuta la bontà o meno di una ricerca scientifica. Ecco, magari se puoi un po' dettagliare proprio come si svolge concretamente l'attività di ricerca. Più o meno così. Io e anche Aldo, nei mesi in cui è stato ancora bene a lavorare con me, quello che facciamo è studiare un problema e proviamo a guardare un esempio, fatto un esempio. Per esempio, non so se ti riesci a vedere qui, ma lo faccio con le mani. Immaginate un foglio di cartone. Una cosa che io cerco di studiare è la seguente: come si propaga la luce catturata dal grafene, propagandosi dentro, all'interfaccia tra grafene e aria. È una cosa che studiano in tanti, comunque io prima leggo tutte le riviste, ma in naturale anche perché ci conosciamo più o meno, ma leggo tutte le riviste in cui scrivono questo problema,
cerco di capire cosa hanno già capito e poi cerco di vedere se io riesco a capire qualcosa di più. E quando penso di aver capito qualcosa di più, lo scrivo. Lo scrivo e lo mando ad una rivista dove viene valutato da altre persone che fanno la stessa cosa che faccio io, studiano come la voce si propaga. E mi dicono, però non so chi sono, siamo chiamati gli arbitri, i referenti. Io non li conosco, però so che sono di questa comunità, ma non li conosco personalmente. E loro mi mandano lettere che mi dicono, ah, bellissima la cosa che hai fatto, secondo noi va pubblicata, perché aggiunge una cosa a quello che si conosce, e d'ora in poi gli altri potranno partire da qua, salire sulle spalle, in questo caso di un gigante, ma di un piccolino, e fare qualcosa in più. Oppure mi dicono, no, guarda, è una cosa già nota, o addirittura è sbagliata. Può succedere, però. È una cosa già nota e quindi non è inutile pubblicarla perché è già stata detta 6 mesi fa da quest'altra persona e quindi non è da pubblicare. E quindi non so bene se ho risposto alla tua domanda, ma direi così, è un arbitraggio tra pari, quindi molto democratico, ecco, tra pari di persone che fanno il mio stesso lavoro, cieco però, io non so chi sono perché sennò si... Si presterebbe a cose non del tutto trasparenti. Io lo so chi sono e quando io faccio spesso questo lavoro, anch'io voglio fare l'arbitro. Mi capita di scrivere articoli e di essere sottoposto a giudizio, mi capita di ricevere articoli e su questi articoli io devo fare l'arbitro e dire ma non mi sembra un articolo degno, oppure sì, mi sembra bellissimo, mi capita immediatamente, oppure no, non lo capisco, me lo darò qualcun altro. Perfetto, sì, era proprio questo che interessava, proprio conoscere e anche far sapere un po'. Anche questo aspetto, insomma, secondo me non è da sottovalutare, insomma, questa democraticità, questa mettersi in gioco anche di fronte ad altri che si sa sono esperti nella stessa materia che si sta studiando. Insomma. C'è qualche altra domanda, curiosità? Volevo chiederle, lei ha nominato le lenti a contatto intelligenti, ma cosa sono a livello... Allora, in generale sono degli oggetti trasparenti, sui quali io posso proiettare quello che voglio. Quindi costruirci dei circuiti sopra, e per costruirci dei circuiti sopra devono essere circuiti che pesano poco, che devono essere dei circuiti possibilmente trasparenti, devono essere dei circuiti compatibili con biocompatibili, che non ci facciano male, dunque devono essere materiali non tossici, cioè perché fare unisci tutte queste cose. Quindi è un possibile candidato per costruire questi circuiti. Con scopo di proiettare delle immagini, per esempio. Ah, Google Glass. Che dovrebbe, ecco, quindi l'evoluzione dei Google Glass. Io avevo un'altra curiosità da insegnare, sì, perché c'è già successo la settimana scorsa di chiedere al professor Marzocchi, che si occupa di matematica, insomma, quali dovrebbero essere un po' le caratteristiche di uno studente che vorrebbe dedicarsi all'attività di ricerca in campo scientifico. So che è una domanda bellissima, smetteremo di parlarne ovviamente, però non so, qualche indicazione anche per noi, perché soprattutto i docenti di matematica e fisica, parlo per me in particolare, sono sempre in difficoltà a capire bene il taglio che bisogna dare per fare in modo che i ragazzi siano preparati poi all'attività di ricerca in campo scientifico. Se ci dai qualche idea, qualche suggerimento? No, suggerimento è troppo grosso.
particolare punto di vista che va mediato con un programma così complesso, che bisogna prendere tanti punti di vista per costruirsi un'immagine ragionevole. Comunque dico qualcosa che mi invita a me. Non so, a me viene in mente che di dire che la cosa più importante è il coinvolgimento, però è tutto così, è il coinvolgimento emotivo, la passione. Perché come dicevo prima non è una cosa che uno può fare dalle 8 alle 12, poi fare un'ora di pausa. E per quanto riguarda la preparazione iniziale, io non ci credo tanto a questa preparazione iniziale. Non ci credo tanto, perché se uno ha veramente passione, la preparazione iniziale, secondo me, se la costruisce. Se non vorrei esagerare, sto esagerando, lo so, sto esagerando tantissimo, però secondo me l'ingrediente basilare è la passione. Tutti gli altri sono ingredienti molto utili, ma certo non so già la matematica, arrivo all'ingegneria, è molto utile. Uno non la sa, i primi sei mesi suda tanto, però se ha passione dopo sei mesi è alla pari con gli altri. No, però veramente è una fotografia da un particolare punto di vista e va a mediare, cioè se la fotografia proprio è qualcosa che deve fare. No, però io direi che comunque dal punto di vista molto chiaro, anche un po'. Non c'è problema. Avrei una domanda di questo tipo. Ammettiamo che io ho un problema, però ovviamente non riesco a risolverlo con le mie competenze, con quello che è. Mi dico, ma quasi quasi lo porto all'università e gli chiedo se a loro possono risolvere il problema, possono fare l'analisi del problema, se loro lo possono fare. Come si può fare questa cosa qua? Cioè esiste? Cioè, c'è la possibilità, cioè, altrimenti per fare un certo tipo di ricerca deve venire da qualche altra parte, o comunque anche un comune mortale può venire lì, ci sarà qualcuno che dà un primo vaglio e dice no, ma è questa roba qua, ci può stare, no, non è questa roba qua, non c'è assolutamente niente. Come funziona? Molto interessante. Anzi, quasi, beh, grazie, mi scuso per non averlo sollevato già io questo punto. Dal punto di vista molto interessante, funziona così. L'università fa anche questo, e cioè uno ha un problema, viene in università e chiede e presenta il suo problema. A questo punto si possono verificare diverse situazioni del tipo: è un problema che interessa qualcuno in università, è un problema che colpisce qualcuno in università che incomincia a studiare questo problema. Spesso queste cose avvengono con aziende. Viene un'azienda che presenta uno specifico problema, tipo la comunicazione tra il sensore della ruota della macchina e una centralina interna alla macchina che possa funzionare meglio di come funzionano gli attuali. Tipo, realizzare le Ferrari, la strada, quelle che abbiamo vendute, non possono mettere un'antenna sulla macchina fuori così, perché non l'ho mai messa e non è nel look della Ferrari, e quello che compra la Ferrari non gli piacerebbe. E dunque hanno bisogno di mettere l'antenna annegata nella carrozzeria. Questo però rende più difficile il funzionamento dell'antenna, perché la carrozzeria è di metallo, l'antenna sul metallo non sta contenta. E dunque, per esempio, la Ferrari chiede all'università di studiare antenne nuove che possano funzionare anche annegate sulla carrozzeria. Bene, funziona bene, però non spendo un miliardo per comprare la Ferrari, un milione di euro per comprare la Ferrari, non è contento se quella radio non funziona benissimo. E dunque chiede all'università, dice: io avrei questo problema, se voi lo affrontate io vi do dei soldi per risolvere questo problema, e se lo risolvete altri soldi per averlo risolto. E dunque si forma un contratto di ricerca fra l'azienda e l'università su quello specifico problema, a te, se si trova un'università che è disposto a quelle condizioni di fare per sei mesi, un anno, che sia quello il suo lavoro. Peraltro questa domanda mi aiuta anche a dire un'altra cosa, perché
perché evidentemente servono i finanziamenti per fare ricerca, non si può nascondere, sì, la passione è importante, però la passione senza strumenti è come scalare una montagna al nudo, non riesco, no? E quindi servono i finanziamenti. Questo è un modo, ma ce ne sono anche altri, e tipicamente di altre due nature. Ci sono degli enti che sono la comunità europea, il ministero, sempre meno veramente, alcune fondazioni, sempre più, che mettono a disposizione dei soldi su temi specifici e quindi dicono, per esempio, ricerca sui materiali avanzati. E dicono, tutti quelli che sono interessati nei prossimi anni a fare ricerca sui materiali avanzati, scrivano una proposta su quello che vorrebbero fare. Noi la giudichiamo, e a quelli che giudichiamo essere le proposte migliori, noi la giudichiamo, peraltro vuol dire che ci sono altri colleghi miei che guardano la mia proposta e mi danno un voto. È sempre così che funziona, perché facciamo loro sono capaci di dare un giudizio di questa proposta. E quindi queste aziende si avvalgono dell'uso di queste persone, altri pari, che giudicano. E alle proposte giudicate migliori danno dei soldi. Quindi quando ci sono ricercatori che hanno delle tante proposte di ricerca che vengono finanziate, vuol dire che il loro lavoro viene giudicato positivo dalla comunità scientifica e quindi la proposta di attività di ricerca è probabile che venga finanziata. Dico è probabile, è sempre un meccanismo pieno di errori. Per esempio, quando Marconi per la prima volta ha fatto il collegamento tra il nuovo mondo e il vecchio mondo, aveva bisogno di soldi per costruire le antenne in Inghilterra e in America, e negli Stati Uniti per fare questo collegamento. E dunque ha fatto una proposta come si come sto descrivendo adesso. Io vorrei fare questo collegamento tra questo punto e questo punto e chiedo dei soldi per costruire questa antenna e questa antenna. Descrive perché secondo lui questo può funzionare, ma come già dovrebbe poter funzionare perché aumenta la potenza del trasmettitore fino a quando il ricevitore potrà sentire finalmente potremo collegare il vecchio mondo con il nuovo mondo. Bellissimo, no? Però non è stata finanziata questa ricerca. Perché per le conoscenze dell'epoca era impossibile che succedesse questo collegamento. E in effetti Marconi pensava che aumentando la potenza si sarebbe propagata un'onda sulla superficie della Terra, un'onda elettromagnetica sulla superficie della Terra che avrebbe raggiunto gli Stati Uniti. Invece tutto il resto del mondo dice no, l'onda elettromagnetica l'ha già detto, l'ha già avuto una retta, non fa le curve. Però esisteva, esiste la biosfera che riflette le onde elettromagnetiche di una certa frequenza. E quindi il collegamento ha funzionato. Grazie al fatto che l'onda che ha colpito l'atmosfera è rimbalzata sull'atmosfera e ha raggiunto gli Stati Uniti. E quindi, questo per dire anche che cosa? Per dire che a volte è anche per precauzione che si arriva al risultato. La ricerca è anche fatta così. No, mi sono dimagato troppo rispetto alla domanda iniziale, quindi la risposta era più semplice. Sì, è possibile. Devo chiudere qua, invece mi sono lasciato andare. Qualche altra... domanda, richiesta di chiarimento? Salve, volevo chiederle, ma per quanto riguarda l'Italia, ora, come vede il lavoro di ricerca nel futuro dei giovani, diciamo, visto che comunque anche la maggior parte della gente dice che è abbastanza giovane e se voleste intraprendere una carriera nel campo della ricerca, cosa auspica? Perché appunto non vengono pagati questi ricercatori, volevo chiedere, non so cosa ne pensa o qual è il suo punto di vista. È una bella domanda, dopo me ne fate un'altra però, che non vorrei confondere con questi di vista. No, no, fate gli scherzi. La situazione è senz'altro complicata. E ci sono tanti ottimi ricercatori italiani, ma veramente ottimi ricercatori italiani, aspiranti ricercatori italiani. Il ricercatore per me è uno che fa ricerca, quindi ricercatori italiani, che non riescono a trovare un posto fisso in università italiane. E molti di questi trovano, tra virgolette, abbastanza facilmente un equivalente posto fisso in Francia, in Inghilterra,
che in Germania conosciamo, sì, abbiamo lavorato anche recentemente con una persona che contro il suo desiderio se n'è andato lì. Io lo vedrei così, se l'Italia esporta persone e importa persone, è la logica delle cose, anzi credo che sia così, però se l'Italia esporta persone ma non importa nessuno è dannoso, sia perché quelli che vanno fuori non sempre volevano andare fuori, sono andati fuori perché sono stati costretti dal nostro sistema, e poi è dannoso anche al sistema perché una persona, un ottimo ricercatore che va fuori, provate a guardare in modo utilitaristico, l'Italia ha investito un sacco per formarlo. Adesso che lui è formato, i risultati del suo lavoro si ritiene qualcun altro. È come se io avessi un'accademia di piloti di Formula 1, li formassi tutti io alla Ferrari e poi gli davano una McLaren. No, me li lascio andare. Cerco di tenere di Ferrari perché si sono bravi, no? E quindi ho cominciato con pessimismo, però non vorrei, se per caso non arriva un'altra domanda, non vorrei concludere con pessimismo, comunque dico un'altra cosa. La vedrei anche in positivo. Nel senso che da un lato vuol dire anche che la formazione che dà l'università italiana è potente, perché queste persone trovano e competono, perché è la competizione, queste persone vanno in Francia, competono e vincono. È una cosa positiva e bella per il sistema educativo italiano, vuol dire che ha aiutato le persone che sono state formate e hanno acquisito delle competenze che riescono a vendersi fuori, perché certo meglio loro sono persone brave, però è anche merito del sistema che li ha aiutato a formarsi brave. E inoltre a volte basta veramente poco per cambiare le cose e non siamo messi così così male, per cui magari bastano piccoli cambiamenti e il sistema supera una certa soglia e comincia a funzionare che sia i nostri possono andare fuori, sia quelli da fuori possono venire da noi, e i nostri vanno fuori perché vogliono andare fuori, non perché sono costretti ad andare fuori, questo è il vero punto. Che succederà nei prossimi anni, prima che uno di voi possa veramente entrare di fronte a questo possa sbattere la faccia con questo problema, devono passare parecchi anni, perché non so, fate la quarta, la quinta, anche poi a seconda di quello che fate, diciamo 4, 5, 6 anni di università, a seconda di quello che scegliete, e poi dopo questi 6 anni avete il dottorato di ricerca, che puntava fondamentale e che è meritocratico e chi vuole è bravo, lo fa in Italia, il dottorato è aperto, io ci sono sempre dei casi patologici, però non va a 7, dopo uno può giudicare se quello sia il modo migliore di misurare la produttività, però giudicate in maniera a 7, non è l'amico dell'amico, e dunque guardando come si posiziona l'università rispetto alla quota di finanziamento premiale, uno riesce a farsi un'idea. Ecco, sulla quota di finanziamento premiale, Brescia quest'anno ha ricevuto dei risultati ottimi. Diciamo così, i numeri esatti non li ricordo, ma rispetto alla media. Lei parla di ingegneria, ovviamente. No, io parlo di università di Brescia. Perché la quota premiale è data sull'università, quindi nettamente sopra la media dell'università italiana, parlo dell'università. Poi se vogliamo scendere nello specifico, questi parametri vengono dati in base a come vengono valutati i gruppi di ricerca. E alcuni gruppi di ricerca, mi tocca dirlo, qui a Brescia sono stati giudicati nel piccolo settore specifico, in base a questi numeri che non sono la verità, sono una fotografia fatta in un certo modo, se uno fa un'altra viene un'altra fotografia, però il gruppo dice che di questa parte è il migliore a livello nazionale, però non è la verità, è una specifica, non è la verità assoluta, in realtà sono parametri internazionali, cioè questi parametri derivano da, sì, poi come uno decide di mettere i pesi nel numero di articoli piuttosto che il numero di conferenze cambia tanto, per cui chi è primo l'anno prossimo, se cambiano leggermente i criteri, può diventare terzo, quarto, certo non diventa ultimo, però non sono parametri assoluti come chi è il più veloce nel mondo usa in volo,
c'è niente da, non si può discutere, è così. In 100 metri nessuno ha più la sostenibilità di 200, nessuno ha più la sostenibilità. Qui invece sono parametri che hanno la soggettività. Quindi... Se ho captato all'inizio del suo discorso, ha fatto un riferimento a questo, che non ho capito se sia un master, cosa sia, Health and Wealth, che parte quest'anno, che dovrebbe partire quest'anno. Che cosa c'entra l'università, una facoltà di ingegneria con questo? Allora, Health and Wealth è il tema della nostra università, è diventato il tema della nostra università. UBS, non ingegneria. No, di UBS. Che cosa c'è? Ecco, perché dalla stampa locale non si è capito assolutamente che cosa sia questo progetto. Beh, è un tema di ricerca. Un tema di ricerca che peraltro è uno dei pilastri più finanziati della comunità europea. Quindi non è una cosa molto molto particolare. Certo, l'Università di Brescia è una delle prime che ha deciso di lanciarsi un tema specifico. Perché è molto frequente anche per equilibri interni dell'università che non si possa riuscire a dire scegliamo un tema, e quindi si cerca di essere più generalisti per accontentare tutte le diverse anime dell'università. Però a volte è anche giusto e sensato dire aspetta, io adesso per qualche anno investo in questo tema e vedo di ottenere i risultati potenti in questo tema. Che cos'è però? E perché ingegneria? Beh, perché ingegneria? Perché gli strumenti per la medicina hanno spesso tantissima tecnologia. Mi viene da pensare alle cose di cui non ho parlato oggi, ma è una delle cose di cui, a cui ho accennato e di cui mi occupo, insomma. La fotonica e le nanotecnologie possono essere molto molto utili per riuscire a guardare gli oggetti vivi anche sempre più piccoli. Il microscopio elettronico guarda oggetti piccolissimi, è molto meglio dell'ottica, però li guarda solo la prova di uccidere, direi prendere l'acqua. Per guardare le cose vive invece l'ottica è ancora molto utile, è lo strumento. E dunque fare oggetti che consentono di vedere cose sempre più piccole, vive, è una sfida tecnologica potente. Forse provo a dirlo, provo a rispondere così. Nel 1960 gli Stati Uniti hanno fatto questa cosa alla conquista della Luna. Che cosa c'entra l'informatica con la conquista della Luna? I progressi che sono stati ottenuti nei calcolatori in quegli anni sono cose incredibili. Sono i progressi che sono stati ottenuti in quegli anni in tanti altri campi sono incredibili. Ci sono delle attività che comunque per natura chiedono di usare degli strumenti in altri ambiti, e usando questi strumenti in altri ambiti provocano un progresso enorme nell'ambito di partenza. Quindi c'entra molto in generale, c'entra moltissimo. Come progetto, però quello che volevo sapere io è questa figura. La figura professionale. La figura professionale, perché noi dobbiamo fare anche un po' di orientamento per i ragazzi. Quindi che cosa fa? La figura professionale, io non sono ancora, non mi sento, non sono coinvolto in questo corso di lavoro. Io sono coinvolto perché in alcune attività di corso di laurea. Io sono coinvolto in alcune attività di ricerca e rispondo, spero, no. Non sono coinvolto nel corso di laurea e dunque nella figura formata dal corso di laurea, ma preferisco non entrare nel dettaglio, però è una laurea magistrale. Quindi potete dire così che non è una scelta immediata. Ci si accede con più laurea. Ci si accede con più laurea. Sì, a seconda del punto di vista che si vuole utilizzare. Però nella parte didattica del percorso formativo non sono preparato per rispondere. Così vaga che mi sembra una risposta, allora questo di dire una risposta. Grazie. Qualche altra domanda, qualche osservazione? Allora, io direi di chiudere qua, ringraziamo di nuovo il professor De Angelis. Venite l'8 e 9 maggio a UBS Dance. Sicuramente. Ma la sua. Ma c'è anche un altro incontro sulla luce, sempre presso ingegneria in marzo. Sì, poi dopo ne qui. Due lezioni, ma uno è economico, che economico, il giornale
certo, sicuramente anche questa è un'altra delle occasioni. E niente, ringraziamo, magari riusciamo a scattare la sorpresa che la promessa che in futuro piacerai. Ecco, benissimo.